Bentornati sul canale Non Apriete Questo Blog. Io sono il Gonz e oggi sono qua per parlarvi di un film eccezionale. Un film che possiamo definire uno dei cult del nuovo millennio per quanto riguarda il cinema horror e soprattutto per quanto riguarda il cinema horror estremo. Sto parlando di The Human Centipede. Connected via the gastric system, The Human Centipede. First sequence. We start with cutting the ligaments of the kneecaps. Allora, ho avuto il piacere di ricevere da Six Entertainment Company, che è la società di Tom Six, regista della pellicola, una copia di The Human Centipede, The Movie Centipede, che è fondamentalmente la trilogia. È composta appunto da The Human Centipede 1, 2 e 3. Tutti e tre i film sono validissimi, ora ne parliamo e poi parleremo anche un po' di questa fantastica edizione. Che dire ragazzi, The Human Centipede è un film che è uno di quei film dove arriva prima la leggenda e poi arriva il film. Prima ti arriva all'orecchio il fatto che esiste un film del genere e poi riesci a vederlo. Il primo film, The Human Centipede, vede due turiste americane finire, diciamo, in una situazione spiacevole, per cui saranno costrette a chiedere aiuto in un luogo sperduto in Germania. Per loro sfortuna, per fatalità, finiranno a casa di un chirurgo esperto in separazione di gemelli siamesi, un chirurgo che, diciamo, in pensione, che purtroppo per loro è completamente pazzo e ha un progetto piuttosto ambizioso e succulento per gli amanti dell'horror. Cioè vuole creare un uomo centipede unendo il culo con la bocca e creare una specie di essere, come potete vedere in questa fantastica illustrazione. Insomma, le ragazze verranno catturate, anche un altro turista giapponese verrà catturato. Il chirurgo cercherà di portare a termine il suo esperimento, poi succederanno una serie di cose. Insomma, già così è molto molto inquietante. Il film è veramente molto bello, recitato bene, diretto bene. È veramente un grandissimo film, nonostante sia un film estremamente coraggioso, che mi ricorda molto di più un cinema indipendente, magari più povero e meno tecnico, che osa di più. Invece questo qua è proprio un film ben fatto e che ha anche veramente tantissimo coraggio. Che dire, l'idea è geniale e l'applicazione è perfetta. Il film è stupendo, un cult. Non vi spoilerò null'altro se non il fatto che esiste un sequel che vede praticamente un guardiano di un parcheggio da una fisicità un po' freak, insomma, molto basso, grasso, con questo aspetto, insomma, un po' inquietante. Questo guardiano di un parcheggio di auto è un fan del primo film di The Human Centipede. Qua vediamo il primo elemento meta cinematografico di questa saga. Che cosa fa? Visto che, diciamo, è una persona che ha subito tantissime molestie ed è cresciuto veramente in condizioni psicologiche estreme, è molto disturbato e continua comunque a subire vessazioni da parte della madre, del vicino, dei clienti del parcheggio. Insomma, continua imperterrita questo accanimento contro questo personaggio, con questa persona. A un certo punto decide, diciamo, di vendicarsi e anche di mettere in atto l'esperimento che viene applicato nel primo film. Come una specie di emulatore, mette in atto quello che vede nel primo film, lo fa in maniera molto più rozza, molto più imprecisa, perché non è un chirurgo, e insomma il film sarà veramente uno spasso che però comporterà anche tantissimi momenti in cui saremo male, avremo veramente il vomito per certe scene, violenze, splatter, gore, violenze sessuali, c'è veramente di tutto in questo film. È veramente un film che mette a disagio tantissimissimo
è completamente in bianco e nero, a differenza del primo. Questo bianco e nero sicuramente gli dà una drammaticità molto più forte. The Human Centipede 2 è un film che ha comunque molto più contenuto psicologico, molto più denuncia sociale rispetto al primo, che è un film molto fatalista, insomma, non è che sembra voglia dire molto, è quasi un aperitivo, e poi ci veniamo anche su questo concetto dell'aperitivo. Nel 2, che penso anche sia il preferito degli amanti dell'horror, vedremo molte più uccisioni, molto più violenza, molto più splatter, sesso torbido, insomma è un film veramente malato, ma molto intrigante per le tematiche che porta, e secondo me non, tutta la violenza che è contenuta in questi tre film non è mai gratuita, è sempre funzionale a mettere l'accento su certi argomenti importanti. Non vi dico neanche qua come va a finire, insomma il custode cercherà di fare il suo The Human Centipede, sarà più lungo rispetto a quello del primo film, che è composto solo da tre persone, e insomma vedetelo, che è assolutamente consigliatissimo. Entrambi sono dei caltoni. La saga si conclude con The Human Centipede 3. This is beyond medieval torture, beyond castration, the ultimate correction. First human prison centipede. Che è ambientato in una prigione americana, tipo in mezzo al deserto, insomma ci sono dei richiami un po' a Guantanamo, torture, cose del genere. Il nostro protagonista torna a essere l'attore che interpretava il dottore nel primo film, ma in questo caso interpreta il direttore della prigione, che è un personaggio meraviglioso. Probabilmente sono pazzo io, ma provo un grande senso di simpatia per questo personaggio. Il terzo film è considerato da molti un film inferiore e meno bello, ma ora vi spiego perché secondo me è un film molto bello, molto interessante anche il terzo di Human Centipede. Comunque, il direttore della prigione è un pazzoide che umilia, violenta, tortura i dipendenti, la segretaria, maltratta tutti, è un pazzo con attacchi di alterosclerosi, è completamente fuori di testa, è anche un po' nazista, diciamo. Il suo assistente segretario è l'attore che interpreta il custode nel secondo film, il custode delle auto. In questo caso interpreta un assistente che suggerisce al suo direttore, insomma al suo capo, di applicare la tecnica vista nei due film precedenti. E qui c'è la seconda parte molto importante metacinematografica, cioè la continuità di questo stile metacinematografico di tutta la saga. Gli consiglia di applicare questa tecnica per tenere buoni i prigionieri e per risparmiare, insomma, sui costi. Quindi dopo una serie di vicende che vedranno il direttore a un certo punto in pericolo perché l'ennesima violenza, il carcere si ribellerà, allora decideranno i due di applicare questa tecnica e creeranno un centipede umano gigantesco, veramente una cosa immensa, con un'altra metodologia che scoprirete vedendo il film. Questo film è un film che ha intrigato sicuramente meno il pubblico, ma io li trovo tutti e tre film molto interessanti dal punto di vista proprio dell'idea, perché tutti e tre portano sullo schermo tre metodologie di cinema horror diverso. Quindi nella prima è un po' più thriller, nella seconda è un film gore estremo, e nel terzo, anche se comunque anche il terzo ci sono tantissime scene raccapriccianti, orripilanti. Sembra incredibile da dire, ma il terzo riesce a raggiungere i livelli di schifo e di disgusto che abbiamo provato vedendo The Human Centipede 2. Quindi non ha nulla da invidiare agli altri capitoli, ma è impostato in una maniera diversa. Il terzo è molto più horror comedy, c'è molta ironia, si ride di più, è tutto fatto volutamente per metterla in cacciara, insomma, ironizzare molto. C'è moltissimo più denuncia politica rispetto agli altri film, perché comunque viene messo in discussione tutto il sistema carcerario americano, il sistema politico americano. È un grandissimo film dal punto di vista dei contenuti. Io l'ho adorato, ci sono dei personaggi caratterizzati in un modo fenomenale, scene rivoltanti, scene esilaranti. È un film decisamente molto più colorato dei primi due e che riprende un po' gli stilemi del cinema americano, cambia un pochino,
rispetto come stile registico rispetto agli altri, e ci sono anche ambientazioni molto più ampie, appunto il deserto, la prigione, eccetera eccetera, ed è veramente un film notevole. Sicuramente visti tutti insieme fanno notare quanto Tom Six sia veramente un regista molto brillante e molto capace di applicare quelle che sono le sue idee, quindi è evidente che lui volesse creare tre film completamente diversi, tant'è che quando uscì il secondo film, The Human Centipede 2, lui dichiarò che il primo serviva solo a far abituare le persone al concetto di centipede umano, una specie di aperitivo appunto, e poi sarebbe arrivata il vero massacro. Quindi questo film è un concept che pare sia stato pensato tutto insieme come un unico progetto artistico. E infatti questa edizione, che è curata da Tom Six in persona, si chiama The Movie Centipede ed è nel primo disco, che ora vi faccio vedere perché avevo promesso di farvi vedere com'era all'interno. Nel primo disco Blu-ray ci sono i tre film, ma sono inseriti in modo che siano visibili uno dietro l'altro in automatico, quindi sono considerati un film unico diviso in capitoli o in sequenze. Quindi cosa volevo dire? Che fondamentalmente questa è un'opera da considerarsi nella sua interezza, secondo me. Non si può pensare di giudicare i film come se fosse una specie di gara tra qual è il migliore e qual è il peggiore. Sicuramente noi possiamo decidere quale ci ha divertito di più, qual è più affine ai nostri gusti, però io vi esorto a riflettere sui significati che ci sono dentro questi film, perché non sono assolutamente fatti solo ed esclusivamente per fare qualcosa di violento che vi attragga. La violenza a volte è un metodo per attirare l'attenzione e focalizzarla e su qualcosa, e quindi secondo me questi film rappresentano un po' questo metodo artistico per esprimere certi concetti. La steelbook è fenomenale, curata da Tom Six, quindi grafica e contenuti e come è strutturata è tutto deciso da lui ed è venduto dal suo sito. Niente di più ufficiale potrete trovare in giro, e soprattutto queste versioni dei film sono completamente uncut e vi assicuro che c'è un po' di roba in più. All'interno trovate, oltre al disco con i tre film, il disco con i contenuti extra. I contenuti extra saranno tre behind the scene dietro le quinte del primo, del secondo e del terzo film. Ci saranno anche un paio di clip create da Tom Six, un po' ironiche, molto molto particolari. E poi soprattutto, questa è una cosa fenomenale, c'è il film The Human Centipede 2 a colori, perché il film è stato girato a colori ed è stato convertito in bianco e nero in seguito. Il film a colori è veramente bello, ragazzi. Io sono abbastanza dibattuto se mi piaccia di più uno o l'altro. Di sicuro vederlo a colori è un'ottima esperienza. L'unico, diciamo, difetto, per chi non ha una grande dimestichezza con l'inglese, è che la versione che trovate nel CD extra è senza sottotitoli, ma se l'avete già visto e volete rivederlo ci può anche stare. Mentre tutti i film che sono presenti nel disco 1 hanno i sottotitoli in italiano, quindi in inglese, in spagnolo, in portoghese, in inglese, spagnolo e portoghese. All'interno del CD degli extra c'è anche le scene tagliate, tra cui una dove Tom Six si fa fare un po', insomma, cose veramente belle. Ultimo dettaglio, non poco rilevante secondo me, che trovo molto bello, dato che stiamo comprando un'opera da un artista, se così possiamo definire un regista, io penso proprio di sì. All'interno c'è una sua dichiarazione, diciamo un suo messaggio a chi ha acquistato questa copia, con un messaggio che lui scrive a chi ha acquisito la copia. E infatti è un lungo messaggio che racconta un po' questa edizione e il suo lavoro, e poi è firmato infatti Tom Six. Insomma, un grandissimo regista, una grandissima edizione che vi ricordo, anche se vedete così molto elegante, questo pattern è merda. Questa è merda, guardate. All'interno del film i titoli di testa, per esempio, avranno delle scritte, insomma le scritte dei titoli di testa saranno appunto in bianco su delle strisciate di merda, e insomma tutta l'edizione è costellata di queste piccole finezze che io ritengo la rendano veramente una grandissima edizione.
Vi lascio il link in descrizione per acquistarla. Ringrazio tantissimo Six Entertainment Company per avermi inviato questa copia. Ve la faccio rivedere. È meravigliosa, meravigliosa. Opla. Ok, è meravigliosa. E libretto. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, trovate il link per acquistare questa edizione sotto in descrizione o nei commenti e niente ragazzi, ci vediamo al prossimo video.